Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi, dopo un'eternità di tempo, riprendiamo i nostri Get Ready With Me. Sono super emozionata, spero di riuscire ancora a fare due cose contemporaneamente. Perdonatemi la faccia, ma sono sbattutissima. Dopo una settimana di intensi viaggi, ritardi di treni e via vai continui, mi sono fermata oggi e mi sono detta, registro un Get Ready, cioè devo raccontare un sacco di roba. In più vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domandine. Quindi ci saranno anche le vostre curiosità, o almeno quelle che ancora non sapete. Quindi rimanete sintonizzati. La protagonista del Get Ready, questa palettina qui nuova di Nabla, che tra l'altro dovrebbe uscire a brevissimo, ed è la Poison Garden. Mi è arrivata appunto in questi giorni, non ho avuto tempo neanche di swatcharla, quindi è un first impressions bello e buono. Vi faccio vedere intanto il pack, è bellissimo, molto goth. Dietro beh, abbiamo gli ingredienti, come sempre è cruelty free, vegana. Vi apro la palettina e questi sono i colori che troviamo all'interno. In realtà è una palette molto varia, come potete vedere, a toni caldi, freddi, duochrome, perlati, satinati. Non so ancora che trucco fare, perché ci sono dei colori che più di tutti catturano la mia attenzione, ma ce ne sono anche altri che sono molto portabili, carini per tutti i giorni, quindi adesso lo vedremo insieme. E poi vorrei provare con voi il fondotinta tanto chiacchierato di Ordinary, il Serum Foundation. Questo qui l'ho comprato su Cult Beauty e per trovare la mia colorazione mi sono fatta un po' di ricerche tramite video su YouTube, foto, swatches, eccetera eccetera, e alla fine sono arrivata alla conclusione che probabilmente la mia è la 1.1N, però non l'ho ancora provato, l'ho soltanto swatchato un attimo sulla mano e vedremo anche questo. E basta, direi che possiamo iniziare. Applico la cremina solita, questa qui è di Biotherm L'Aqua Source come base. Poi, prima cosa, dove sono stata questa settimana? Ho fatto avanti e indietro per Roma-Milano 4 volte più o meno, per due eventi distinti di due brand diversi. Lunedì e martedì, come avete visto dal vlog, se ancora non l'avete visto male ve lo lascio nella scheda, sono andata appunto al party di Halloween di NYX. Siamo stati benissimo, adoro fare queste cose che sono un po' più strane, un po' più diverse dal solito. Quindi ci siamo mascherati, io e Julie avevamo deciso di fare coppia come mercoledì e Morticia Adams. Anche voi, vi sono piaciute tantissimo le foto, i video e tutto quanto. Martedì siamo tornate a Roma, io sarei anche rimasta per due giorni in più, appunto il 30 e il 31, così poi da stare di nuovo l'uno a Milano senza farci il viaggio. Però poi Giulia aveva i cani, i cavoli e cose varie, quindi abbiamo detto torniamo e poi ritorniamo l'uno. Quindi appunto giovedì abbiamo ripreso il treno, siamo andati all'evento di Mulac. Come base voglio utilizzare questa di P. Louise, ne ho sentito tanto parlare, infatti ne ho comprate due dal sito online. Ho preso quella bianca che è la Rumor Zero e questa qui che è la Rumor 05. Volevo la 1 ma non c'era, era sold out, quindi la ricomprerò magari più avanti. Intanto usiamo la 0.5. E appunto dicevo, l'1 siamo andate a Milano un'altra volta per l'apertura del nuovo store a Milano di Mulac, che tra l'altro sarà aperto fino al 31 di dicembre, quindi avete super tempo per andare. È tra l'altro vicino all'edicola, quella famosa dove tutte le blogger, influencer si fanno le foto, quella con scritto Vogue, quindi scoperta del secolo perché io non ne ero a conoscenza. Comunque intanto io sto picchiettando la base di P. Louise perché mi trovo meglio a picchiettarla così col pennello. Quindi appunto hanno aperto questo nuovo temporary shop, bello, bellissimo raga, bellissimo. Siamo stati un po' lì, poi siamo tornati in hotel tra una corsa e l'altra, perché poi anche lì il treno ha fatto ritardo logicamente, e siamo andati tutti insieme perché eravamo, vi giuro, 40 persone, tutte influencer, da Beatrice a Milano. Finalmente abbiamo provato questa cosa. Devo dire che la pizza era un nì, perché a me piace più quella romana, quindi con la crosta bassa e scrocchierella, diciamo così. Invece quella è un pochino più verso il napoletano, non ha proprio l'impasto classico napoletano, ma ci si avvicina abbastanza. Mi è piaciuto invece tantissimo quello che aveva preso Julie, l'hamburger senza pane con sopra la mozzarella di bufala, raga, ciao. Infatti ho mangiato più il suo che il mio, però devo dire siamo state benissimo, benissimo. Anche le personcine con cui ho viaggiato, davvero tutto top. Adesso ci sarà il mio periodo di ripresa e adesso iniziamo con la nostra palettina.
mattina. Visto che voglio fare una cosa un po' particolare e utilizzare i colori appunto più strani di questa palettina, utilizzo come colore di transizione questo colore orchidea che è bellissimo. Si chiama Berry Bite. Sembra un po' polveroso il prodottino sulla cialdina, devo dire. Però è bello pigmentato. Anche su questa base di P. Louise, che comunque non è super facile. Intanto seleziono una domandina di quelle che mi avete fatto su Instagram, visto che già prima ne avevo lette di interessanti, quindi ero molto curiosa di leggere cosa mi avete chiesto. Allora, prima domanda, che è quella che onestamente non so bene come rispondere, quindi tolgo il dente e via. Barbie30 mi chiede come sta andando il lavoro da makeup artist. Dico, non so come rispondere perché davvero io non so come iniziare questo percorso. Voi penserete, ok, tu lavori nel makeup, no? Avrai tante conoscenze. Però è tutta un'altra storia lavorare come makeup artist e influencer, cioè sono due cose proprio separate. In più, io non so ancora che settore scegliere, quindi è ancora tutto un po' sospeso. Qualche settimana fa sono andata in uno studio televisivo qui a Roma, perché tramite l'accademia che ho fatto ci hanno chiamate, e devo dire che è stato molto 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 interessante, anche perché era la prima volta che facevo qualcosa in TV. Ho truccato la presentatrice, insomma, una cosa abbastanza importante alla fine. Non era pomeriggio 5 con Barbarella, però era già qualcosa, no? Però non penso la TV onestamente sia il percorso che voglio intraprendere. Quello che piacerebbe fare a me, ve l'ho già detto, o è cinema o è moda, per il discorso che io non posso fare cose semplici, ragazzi. Sono le due strade più difficili. È tutto da vedere, quindi passiamo alla prossima domanda, che magari so dare una risposta un po' più concreta. Tanto qui sto continuando a sfumare. E una cosa su cui ci siamo confrontate io e Giulia durante questi viaggi, che vedevamo sempre persone con trucchi pazzeschi, è che purtroppo io e lei non abbiamo il taglio dell'occhio giusto per fare dei trucchi pazzeschi. Io sarei in fissa e farei qualcosa ogni giorno. Purtroppo l'occhio è un po' sfigato per fare questo tipo di cose, però uno ci si prova. Tornando alle domande, Luna trattino basso Zunino mi chiede: l'aver perso così tanto peso ti ha dato una maggior sicurezza in te stessa? Allora, anche qui è sempre una cosa soggettiva, nel senso, io il primo periodo che avevo perso tanti chili, quindi mi vedevo proprio diversa, mi sentivo meglio, mi sentivo più sicura, più ok, adesso posso mettermi questo, questo, quest'altro. In realtà poi ultimamente, che comunque mi sono abituata a vedermi così, mi è tornato un po' il complesso. Questa non è una cosa facile da ammettere per me, perché è come se fosse una delusione ulteriore. Però è così, cioè non posso nascondere di provare questo. Quindi per quanto sì, posso vedermi meglio rispetto a prima, è una cosa indiscussa, però non mi sento ancora a pieno delle mie possibilità, di quello che posso fare, come posso diventare. Devo ancora un po' lavorare su questo aspetto. Io purtroppo sono una persona eternamente insoddisfatta, come un po' siamo tutti alla fine, cioè chi lo ammette e chi non lo ammette. Ho degli standard abbastanza elevati, sia per me sia per gli altri, quindi questa cosa può essere positiva o negativa, cioè a volte ti uccide, a volte ti fortifica. Sì, sto lavorando ancora su me stessa. Sapete che ho riniziato palestra da poco relativamente, e quindi vediamo come si andrà ad evolvere il tutto. Per ora sono in questa situazione un po' così, onestamente. Prendo sempre dalla palettina Canvas, che è un color burro transizione, quindi me lo sfumo un pochino qua sotto, e rispondiamo a un'altra domanda, che è di trattino basso J. Laria, che mi chiede: per quanto riguarda l'amore, che idea hai? Ti sei mai innamorata? Allora, questo è un altro tasto che tocchiamo poco, perché onestamente, non ve l'ho mai nascosto, io non sono mai stata fidanzata in quasi 21 anni della mia vita. C'è ancora gente che lo trova strano, ma raga, è così, cioè nel senso, uno non trova la persona giusta, oppure io sono una persona che, penso l'abbiate notato, non esco molto, ma perché non mi piace, non per qualcos'altro. Quindi anche lì, come fai a trovare qualcuno se non esci, se non vivi la vita loca? E quindi questa è la situazione ancora. Logicamente mi sono piaciute delle persone in passato, però non posso dire di essere stata innamorata, perché per quanto mi riguarda l'innamoramento vero penso si possa provare soltanto quando si è ricambiati. Cioè tu puoi provare piacere per qualcun altro, tipo piacere esteticamente, caratterialmente, eccetera eccetera, ma non potrà mai essere innamoramento finché poi non è corrisposto, no? Cioè lì ti lasci proprio andare e è una cosa diversa. Io non l'ho mai provato, quindi che idea ti sei fatta? Finché non lo provo non saprò dirvi. È una cosa strana, perché sicuramente molti di voi, anche più piccoli di me, l'avranno magari provato. Io sono ancora qua, quindi anche qua prossima domanda. Intanto, dopo aver fatto questa base,
se no qua non affottiamo più. Quindi vado a prendere questo colore, che forse è quello più chiacchierato di questa palette, perché moltissime dicono: se copriamo questo colore qui, che si chiama Majorelle, come vedete la palette cambia completamente. Cioè guardate, con questo, senza questo, con questo, senza questo, perché è uno di quei colori messi lì strategicamente per attirare l'attenzione dell'occhio e quindi pensare che sia una palette molto differente, ma in realtà, come vedete, i toni sono sempre abbastanza neutri, insomma. Quindi proviamo questo dannato colore, sempre con lo stesso pennello, così mi aiuta a sfumare. Lo vado ad applicare qui nella parte esterna, lo sfumo bene 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 e praticamente si andrà a formare una sorta di viola, ma dettagli. Però mi piace molto, devo dire. Come qualità questa qui è sicuramente al pari delle altre due. Le polveri di Nabla mi piacciono tanto, ogni volta infatti al lavoro mi porto sempre almeno una palettina loro, e soprattutto le polveri per il viso, che io vedete ho tutte qua, tra blush e terre mi sono fatta questa che è un po' mista, va bene per tutti. Poi ragazzi, domanda penso più quotata di tutti gli anni scorsi. Io avevo fatto un vlog tempo fa, ma vi giuro, riguardandolo adesso mi sento una cretina. Però vabbè, è stata una fase della vita, quindi ci sta. Solo che la mia è stata pubblica e su YouTube e ancora di dominio pubblico. Comunque, a parte questo, la domanda in questione me la fa Maria Assunta trattino basso 2708 trattino basso, ma me la chiedete sempre in tanti. Ed è: fumi? Ho visto che avevi la sigaretta in mano nell'ultimo vlog, cosa che io non mi ero accorta, proprio perché non ci faccio caso. Per me non è una cosa così assurda da dire oh mio Dio, la devo tagliare, se no cosa pensano e bla bla bla. In quel vlog di qualche anno fa io avevo detto sì ragazzi fumo, perché sto vivendo un periodo di forte stress, a volte ci stanno. Quindi la risposta a questa domanda, che la diamo una volta per tutti, anche perché ripeto, secondo me è una cosa normalissima, visto che lo fa l'85% della popolazione mondiale, poi che faccia bene o male questi sono altri discorsi. Sì ragazzi, fumo. Io ho la fortuna di non essere dipendente dalle sigarette, e non è che è una cosa che dico per pararmi il deletano, ma semplicemente perché è così. Infatti io ho avuto il mal di gola questa settimana e non ho fumato tranquillamente per 5-6 giorni, e poi appunto ho la fortuna che fumo poco. Un pacchetto a me dura dai 5-6 giorni, che fumo una media di 3-4 sigarette al giorno, e io ho questa cosa strana, ve la dico perché ormai siamo nel discorso, di fumare soltanto dopo le 5-6 del pomeriggio. Fumare durante il giorno o la mattina non c'è cosa più brutta, a meno che io non ne abbia proprio bisogno, tra virgolette. Però è una cosa che non mi piace fare. E poi io ho iniziato tardi, perché c'è gente che inizia anche da piccolo. Io invece ho iniziato a 18 anni compiuti, proprio esatti. Quindi sono 18, 19, 20, 21, sono 3 anni che fumo. Così abbiamo sfatato questo mito una volta per tutti. Sì, se mi vedete in giro che fumo sono io. Ok, detto ciò, andiamo avanti. Charlotte Giulia mi chiede novità sull'intervento al seno. E prima di rispondere passiamo al prossimo colore, perché direi che una base di sfumatura ce l'abbiamo. Sono molto indecisa sul colore da utilizzare per la palpebra. Comunque vado a tagliare la crease. Sono indecisa tra Subliminal e Craving. Eccoli qua. Vedete come i colori ci starebbero bene entrambi. Quindi sapete cosa vado a fare? Vado a mettere questo qui all'inizio e poi questo verso la fine, così riprende i colori della sfumatura. Utilizzo il Close Up Concealer di Nabla e nel mentre appunto rispondo a questa domandina che mi ha fatto questa ragazza. Allora, l'intervento al seno si farà. Non sono ancora andata a fare nessuna visita, perché comunque l'intervento al seno è una cosa molto veloce, tra virgolette. Vai a fare la visita e dentro 1-2 mesi hai fatto l'operazione, perché se la si fa troppo prima, poi il seno magari è soggetto a cambiamenti di qualsiasi natura, e è stato tutto un cavolo aver fatto la visita. L'idea è ancora quella, non è cambiata assolutamente. Intanto vado ad applicare il primo colore nella parte iniziale, però lo farò verso gennaio-febbraio. Lo avrei fatto anche adesso, però devo partire tra pochi giorni, tra l'altro, perché oggi è il 3 di novembre, quindi tra meno di 20 giorni sarò a Londra, altrimenti l'avrei fatto subito. Però ecco, io ho la fortuna di non essere una persona terrorizzata da questo tipo di cose. Poi sapete che insomma ho un trascorso ospedaliero tra operazioni e cose abbastanza vivace, non mi spaventa, anche se ogni cosa è a sé, Mi sento un po' più tranquilla ad essere già ad esempio stata sottoposta ad anestesia totale più di una volta. Però non vedo l'ora, perché è una cosa che proprio mi darà quella sicurezza in me stessa
più accentuata, quindi sicuramente sarà piacevole. Dopo aver fatto questa cosa, aver sfumato i due colori, mi piace tantissimo. Tra l'altro, riprendo un attimo Majorelle e mi aiuto a sfumare qui nella piega e non dare il distacco del correttore. Quindi questo per quanto riguarda l'operazione al seno. Adesso vado a fare anche l'altro occhio. Ok, perdonate la lunga pausa, che per voi non sarà stata lunga, ma ho dovuto scaricare i file sul computer perché la memoria era piena. Comunque ne ho approfittato, ho fatto l'eyeliner, ho utilizzato l'Epic Ink Liner di NYX, che è uno dei miei preferiti. Questo qui è lo 01. Adesso ciglia finte. Utilizzo queste qui che sono di AliExpress. C'è scritto soltanto A09, ma non ho la più pallida idea di quale link sia. Ok, una volta aver applicato le ciglia finte, tra l'altro mi piacciono tantissimo, guardate quanto sono extra. Le fisso un attimo con il mascara, questo qui nuovo di Neve, che è Lash Academy. Mi incuriosiva tantissimo perché guardate che scolino ha, piccolo piccolo sottile. Non l'ho ancora provato sulle mie ciglia, però con quelle finte funziona. Ed ora passiamo al fondotinta, questo qua di Ordinary. È famoso perché? Perché è super economico, tipo io l'ho pagato mi sembra $10 su Cult Beauty, ma non vorrei sbagliarmi, una cosa del genere. E dicono che sia fantastico, sia come coprenza, sia come durata. Io lo sto applicando adesso sulla mano, il colore sembra giusto, mi sembra tanto 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 liquido. Come coprenza devo un attimo vedere se è modulabile, il colore sembra comunque giusto. Allora, sembra coprire le mie discromie, che sono la cosa che sapete a me interessa di più, perché per fortuna non ho problemi di pelle. Lascia comunque un effetto naturale, cioè non è full coverage assolutamente, essendo poi così liquido non potrebbe mai. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio tipo di pelle, sicuramente è adatto. Non mi sembra troppo stratificabile comunque, anche se ha una texture leggera. La cosa bella, ecco, che non si sente. Mi sembra anche un pochino difficile da stendere, perché mi sembra come se io lo andassi ad applicare e poi ripassandoci sopra si va tipo a togliere. Allora, io penso di essere una delle beauty guru più deficienti, perdonatemi il termine, sulla faccia della terra. Perché mi sono appena accorta, cioè prima l'avevo letto così soprappensiero, ma mi sono appena accorta che questo fondotinta che ho preso in realtà non è quello tanto chiacchierato, ma è il serum, quindi è la versione più leggera. No vabbè, io sono un attimino scioccata, ho bisogno di riprendermi da questa cosa che ho appena capito. Infatti mi sono chiesta, ma cioè tutte dicono che è super coprente, io devo un attimo capire se ho preso una sola oppure se ho sbagliato proprio e ce n'è più di una versione. Effettivamente ce n'è più di una versione, e c'è questo qui che è il serum foundation e c'è il coverage foundation. Quindi io adesso mi opererò a comprare anche la versione coverage, adesso che so il colore sarà sicuramente più semplice, e poi lo proveremo di nuovo insieme. Comunque devo dire che in tutto ciò, adesso che rivalutando questa affermazione, non è male questo fondotinta, eh? Cioè secondo me per tutti i giorni, per una cosa leggera, veloce, ci sta. Però vedete anche come lascia questo finish un po' lucidino. Comunque in ogni caso adesso io vado a fare la base con le mie solite cose che ormai conoscerete a memoria: close up concealer di Nabla, close up powder sempre di Nabla e poi la stay matte di Rimmel. Finita e fissata la base, vado a utilizzare questi prodottini che vi dicevo prima di Nabla. Io utilizzo Infidelity per fare il contour con il pennello sempre di Nabla che si chiama Powder Brush. Io mi ci trovo benissimo. E come blush utilizzo questo che si chiama Heartthrob. Si è un po' cancellato, ma penso sia questo il nome. Fa parte sempre dei refill di Nabla. Come illuminante invece uso questo qui di Becca, che si chiama Moonstone. È sicuramente nella mia top 5 degli illuminanti e parla insomma da solo. Poi prima di fare le sopracciglia off camera vado a finire il trucco degli occhi, quindi riprendo Berry Bite e lo sfumo qua sotto. E poi Majorelle lo sfumo dal centro verso l'esterno. Poi mi faccio il punto luce con questo ombretto che si chiama Adoration, sempre della palettina, che è quello duochrome. Infatti ha questi riflessini freddi sul celestino lilla. Mascara anche sotto, sopracciglia e poi ci vediamo per le labbra, ultimo step. Allora, il trucco è quasi finito, mancano solo le labbra. Per completare questo circolo vizioso del viola utilizzo questo rossetto liquido sempre di Nabla. Non a caso ho cercato di utilizzare più cose possibili. Si chiama Stay to Single e secondo me ci azzecca parecchio, quindi adesso lo andiamo ad applicare. Ma prima volevo informarvi che nelle varie pause che ho creato mi sono comprata il fondotinta giusto di Ordinary, il Coverage Foundation, e volevo farvi sapere che l'ho preso su Beauty Bay, che lì costa 6,77 euro, con la spedizione di 3,50 euro, che è quella standard di 5-7 giorni lavorativi. Ho pagato in totale, cioè tra prodotto spedizione, 10,25 euro. Io direi che è
un pochino pazzesco. Detto ciò, adesso procedo con il rossettino. Questo è il look terminato, spero tanto vi sia piaciuto. Prima di darvi le mie impressioni finali sui prodottini che abbiamo utilizzato, rispondo all'ultima domanda, che riguarda una cosa che anche qui mi viene chiesta spesso e me la chiede Nicoletta del Buono: come ti trovi con l'Invisalign? Che tra l'altro ho anche adesso. Ricevo molto spesso questo tipo di domande perché sapete che con i denti ho avuto un po' di problemini ultimamente. C'era chi diceva che non poteva più fare nulla, oh mio Dio, avevo i denti disastrati, che poi non era vero perché serviva semplicemente una cosa semplicissima. E infatti sono andata da uno dei migliori qua a Roma, che si chiama Emanuele Puzzilli, allo studio ad Ostia, per chi conosce. Infatti vi invito, per qualsiasi informazione che volete, a scrivere direttamente alla pagina. Hanno anche Instagram, quindi lo trovate molto facilmente. Sono andata lì, abbiamo fatto la visita. Lui all'inizio mi aveva detto: guarda, con le faccette facciamo prima, viene una cosa più pulita, più ordinata, eccetera. Però io ho detto: ho 20 anni, finché ho i denti buoni da poter utilizzare mi tengo i miei, quindi cerchiamo di mettere a posto questi. Lui ha detto: sì sì, tranquillissima, possiamo metterli in Invisalign, che è un apparecchio vero e proprio che va portato più tempo possibile. In teoria c'è scritto minimo 22 ore, va tolto soltanto per mangiare, poi per bere potete tenerlo, per fare qualsiasi cosa. Come vedete è trasparente. Io adesso sto al secondo round di questi apparecchi perché abbiamo fatto la prima tranche di 15 mascherine cambiate appunto settimanalmente, e adesso abbiamo fatto le altre nuove perché dovevano ancora sistemarsi alcune cose, che sono altre 15. Io mi trovo strada dio, riesco a portarlo per 22 ore, a parte appunto questi giorni degli eventi che magari l'ho tenuto un pochino di meno, ma davvero mi ha svoltato, sia perché mi ha rimesso a posto proprio la masticazione, sia perché adesso sono sicuramente più dritti. Come vedete, io ho soltanto il problema di avere un dente proprio storto, si è scheggiato, quindi questo crea un po' di problemi. Magari alla fine del percorso e tutto lo andremo a sistemare con una faccetta, chi lo sa, però per ora ecco, vi posso dire, mi trovo da dio. Detto ciò, adesso parliamo dei prodottini che ho utilizzato. Cerco di prendere singolarmente uno per uno, iniziando dalla palettina. Con la qualità siamo estremamente alti, come anche le altre, anzi questa addirittura contiene 3 ombrettini in più, perché come vedete sono 15 cialdine e non 12 come le altre. Le colorazioni che ho utilizzato sono tutte estremamente performanti, guardate che pigmentazione, che sfumabilità, sono assolutamente pazzeschi. Anche i satinati che ho utilizzato sulla palpebra sono bellissimi, anzi mi avvicino un pochino di più per farvi vedere, cioè guardate che cosa pazzesca. Sicuramente la utilizzerò moltissimo in questo periodo, così potrò darvi altri feedback più avanti. L'unica cosa appunto negativa tra virgolette, ma che assomiglia molto a quelli di Anastasia, è che appena li prelevate sulla cialdina sono abbastanza polverosini, però poi non rilasciano polvere mentre li utilizzate, cioè non fanno fallout, quindi dovete un po' abituarvi a questa formulazione un po' così se non li avete mai utilizzati, però per il resto appunto top, nulla da dire. Per quanto riguarda invece il fondotinta sbagliato tra virgolette, che doveva essere altro ma alla fine si è rivelato essere buono lo stesso, questo qui appunto è il Serum Foundation, colorazione ve la ripeto 1.1N, il prezzo è uguale a quell'altro, quindi io l'avevo preso su Cult Beauty, l'avevo pagato $10 con la spedizione, quindi sarà uguale più o meno a Beauty Bay. Devo dire che una volta fissato e anche con il correttore si è comportato bene, quello lì di Nabla, che comunque è abbastanza corposo, mi piace da morire. Io ripeto, fortunatamente ho una pelle abbastanza decente, quindi non mi faccio problemi, ecco, se un fondotinta magari è più pesante, più leggero, però questo non lo sentite, la coprenza è comunque buona. Dovremmo vederci per la durata, perché vedo che purtroppo l'unica cosa è che sta andando già nelle pieghettine queste qui sul collabiali, però è normale, soprattutto per quanto mi riguarda sulla fronte. Io ho parecchie rughette d'espressione e finora non me le sta segnando, l'unica cosa è qua, per il resto buono. Fatemi sapere anche voi se vi siete trovati meglio con questo o con quell'altro, poi magari faremo una comparazione più avanti. Eyeliner, vabbè, questo è uno dei miei preferiti, ormai lo sapete. Per le sopracciglia, non ve l'ho detto, ho utilizzato la Deep Brow Pomade di Anastasia, che ormai è mia fedele compagna da lontano 2014, da quando l'ho provata, ormai ciao. I rossetti liquidi di Nabla, allora, io ho un po' un sì e no, amore e odio verso questi, perché dipende sempre dalla colorazione che vado a utilizzare. Questa qui, nonostante io abbia fatto 2 passate, non è troppo sticky, cioè devo dire, vedete, non è che mi si appiccicano le labbra mentre parlo, è settato bene,
non lascia nessun residuo. Però io con questi ho un problema grosso, o almeno con alcuni di questi. Me li trovo un po' a viaggiare, soprattutto nei lati della bocca quando mangio, il che potrebbe essere normale, ma io ve lo segnalo. Stessa cosa all'interno delle labbra. Io devo dire che con le tinte mi trovo sempre benissimo, perché ho una conformazione di labbra che non mi fa togliere troppo il prodotto nella parte centrale. Però c'è chi ha magari più salivazione, una conformazione diversa, quindi magari mentre parla sbatte di più la parte centrale, si toglie, quindi non lo so, fatemi sapere anche di questo voi come vi siete trovati. E poi basta, penso, perché il resto dei prodotti io li utilizzo sempre. Le ciglia sono pazzesche, mi piacciono tantissimo. Sicuramente se vi ritrovo il link, a parte che ne ricomprerò altre, ma ve lo metterò qua sotto nell'info box, fatemi sapere se il look vi piace, se comprerete la palettina. Secondo me, se non avete le altre o se comunque fate questo tipo di lavoro, ci può stare, però non è insostituibile, ecco, questo ve lo voglio dire. Logicamente io nella mia collezione ho sicuramente altri colori simili. Detto ciò, io vi saluto, vi mando un grosso bacio, grazie per essere stati con me e grazie per avermi fatto tutte le domandine. Purtroppo non sono riuscita a rispondere a tutti, ma siete tantissimi e ancora state continuando a farmele, quindi ci saranno sicuramente altre occasioni. Detto ciò, vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ciao!